adesso vi parlerò del mio beauty, questo qui, oro, e dentro zebrato. Allora, qui c'è un, non lo so che cosa, un portapennelli, non lo so. Allora, qui dentro ci sono tutte le maschere. Devo dire, una piccola parentesi, questa io l'ho provata, questa qui della Nivea, purificante. Questa è leggerissima, è come se voi non aveste niente addosso e lascia la pelle veramente effetto matto. Qui c'era scritto, sotto c'era scritto effetto matto e la lascia veramente. Poi, questa parte qui, ci sono alcuni pennelli che adesso vi farò vedere, che però non utilizzo tanto. Anzi, non utilizzo nemmeno tanto spesso, infatti. Allora, qui c'è una matita carne, che dovrei anche temperare. È questa qui. E adesso mi pulisco. Poi, ci sono questi due a lingua di gatto della Sashline Makeup, pesata cinesi. Poi questo, questo e questo, che era un kit di tre. Allora, questo è quello là da blush, con questo, con questi fiorellini. Poi quest'altro è per le sopracciglia e quest'altro è uno piatto, proprio piatto piatto. Poi questo qui, come l'avete visto, quello là dei trucchi che uso tutti i giorni. Poi quest'altro delle sopracciglia, quest'altro per pettinare le sopracciglia, della seta blu, non c'è scritto qui però è della seta blu. Poi questo qui, preso da questo sapone della RB, ok, e poi quest'altro sempre a lingua di gatto è della Melissa. Poi quest'altro un po' più piccolo, sempre a lingua di gatto e sempre di Melissa. Poi sempre dentro quello scompartimento ho questa spugnettina per levare le maschere, un'altra spugnettina per levare le maschere, che non sono mai abbastanza. Poi questa matita per le labbra della Dreamland Makeup e questa è lo swatch. Questo sta tanto bene con il rossetto che vi ho fatto vedere prima. Poi quest'altra matitina per gli occhi, da sempre della Dreamland Makeup, nera. Poi queste due spugnettine, una rettangolare e una a cerchio. Poi credo di aver finito, sì. Allora, poi ci sono queste spugnettine triangolari della seta blu e oggi ne ho utilizzata una per picchiettare bene il correttore o il fondotinta. Poi questa spugnettona della, per il fondotinta. Questa BB cream, che è troppo scura per me, infatti è medio scura, scura, della Nuance. Poi questa palettona a forma di giraffa della Marena Makeup. Allora, apriamo. Allora, qui troviamo ombretti e ombretti. E qui c'è un blush da toni pescati un po' più accesi e uno un po' più neutro. Poi apriamo e qui sotto troviamo questo pennello per il blush e questi tre lip gloss.
Questa non la utilizzo tanto, anche se è stata un regalo da mia zia, però non la utilizzo tanto. Poi, questi due rossetti della AC Paris, uno è il numero 01 e uno è il numero 02. Allora, adesso vi faccio vedere. Allora, il 01 è questo, che è un tono un po' più pescato, arranciato, scusatemi. Adesso vi faccio vedere lo swatch. È questo, come vedete, un po' più aranciato. E lo 02 è questo, è un rosso, proprio rosso rosso. E adesso vi faccio lo swatch. Come vedete, questo è un rosso, proprio rosso. E questo è un rosso aranciato. E questo è il numero 02. Poi, aspettate che pulisco la mano. Poi, c'è questa palettina della AC Paris Cosmetics, la numero 01, è sempre di brillantini, come quella che vi ho fatto vedere prima. Poi, c'è un mascara che credo che sia secco ormai, della Greasy, mascara waterproof. Adesso vi faccio vedere lo scovolino. Ah no, ancora c'è. È questo, con questa forma un po' ad onda. Poi ci sono, bene, ci sono tre lucidalabbra. Uno normale trasparente con dentro la rosa, non so se si vede. Uno con i brillantini e uno trasparente con i brillantini della Yves T. Cosmetics. Infine c'è quest'altro lucidalabbra della AC Paris Cosmetics. Adesso vi faccio vedere lo swatch. È questo qui. Poi alcuni pennelli per l'applicazione dell'ombretto. Poi infine questo pennello da blush da portare in borsetta, che è uguale a quello argentato, quello che vi ho fatto vedere prima. E poi questo lucidalabbra della Rimmel, ed è il numero 00006 Sensational. L'applicatore, questo è della Rimmel, se non... L'applicatore è questo. E adesso ve lo faccio vedere. Questo è fantastico. E niente ragazzi, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. E mettete tanti mi piace e ci vediamo al prossimo video. E tra poco farò vedere come ho... Cioè, siccome tra poco inizierà la scuola, farò vedere come che cosa ho messo dentro lo zaino per andare a scuola. E niente ragazzi, alla prossima e ciao!